passati 5 anni, ma il ricordo di quella tragica sera è vivo nel ricordo della città, non solo dei familiari, delle parenti, delle vittime, ma di tutti quelli che hanno vissuto quella tragica serata in questa piazza. È nostro compito non dimenticare e soprattutto nostro compito in qualche modo ricordare le persone che non ci sono più, che hanno perso la vita in maniera veramente illogica e fuori da ogni immaginazione possibile, e questo credo che sia un dovere della città intera. E come tanti ero davanti alla televisione, arrivarono le notizie di quello che stava capitando in questa piazza, io ero qua a Torino ma non qui in piazza, e credo davvero che siamo rimasti tutti sconvolti da quello che stava capitando, dalle immagini che arrivavano. E davvero penso che tutti quanti i torinesi si ricordino perfettamente dove erano quel 3 giugno del 2017, e credo che le immagini di questa piazza cosparsa di vetri insanguinati siano un monito anche per evitare che queste tragedie possano ripetersi in futuro. Speriamo che venga ricordato ogni anno, perché è un evento che ha toccato l'intera città. Su 1600 feriti tutta la città è stata coinvolta. Sicuramente la morte di nostra mamma e di Erika ha fatto sì che chiunque fosse nella piazza quel giorno si immedesimasse in quello che è successo a loro. Quindi è ancora più giusto ricordare la loro morte in questo momento. Ci resta il ricordo di nostra mamma per sempre e l'assenza ogni giorno. Questo è quello che ci resterà per sempre, non passeranno anni, decenni che ci faranno alleviare il dolore di questa tragedia, ed è giusto appunto ricordarla ogni anno.